salite, 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 salite. Eterna è la tua misericordia. Gloria a te, Signore, tenero, mio Padre, verso i tuoi figli. Eterna è la tua misericordia. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore, Padre nostro, che hai mandato il tuo figlio nel mondo per raccogliere in unità, mediando le infusioni del suo sangue, luoghi miseranti e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'Unione, perché pietra sia santo e pietra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che varcano questa soglia di essere accolti alla tua presenza e di sperimentare, o Padre, la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Guarda, oh Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito, secoli dei secoli. Oh.
Signore Dio, vieni con potenza. Alleluia. Secondo Luca. In quel tempo Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattia, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e dite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trovi motivo di scandalo. Parola del Signore. Partecipata a questa celebrazione. Romagna ho aperte tante di porte, dove ne sono ancora altre da aprire. E dovunque sto andando, sto ripetendo quello che ho detto in cattedrale, quando abbiamo aperto l'anno giubilare. Cioè, carissimi fratelli, non banalizziamo la fede. Cosa voglio dire non banalizzare la fede? Non credere che noi risolviamo il progetto pastorale del Papa che ha indetto questo anno della misericordia confondendolo con i gesti simbolici che noi facciamo. Gesti simbolici che devono richiamare qualcosa di più profondo.
non otteniamo la misericordia di Dio perché abbiamo attraversato una porta, né tantomeno perché facciamo un crocifisso. Se non c'è la volontà di accogliere Gesù Cristo, che ha detto: io sono la porta attraverso la quale dovete passare, mi è sempre affascinato a me questa espressione di Gesù. Si trova quando Gesù parla del buon pastore e dice: il buon pastore custodisce le pecore, le porta nell'ovile, va alla ricerca della pecora perduta. Io sono il buon pastore. Poi dice anche: io sono la porta dell'ovile. Lui è il buon pastore che ci prende per mano. Lui è la porta dell'ovile dove noi troviamo salvezza. Io, miei cari fratelli, vorrei aiutarvi a capire queste espressioni del Signore che sono decisive per la vita nostra. Perché dire e riconoscere che Gesù è la porta. Che cos'è una porta? Una porta ci fa entrare in una casa, la porta ci fa entrare in un luogo dove noi troviamo rifugio. Piove, trovo un androne, apro la porta, mi ripago. Aprite le porte, quando uno dice aprite le porte, cioè siate accoglienti. Gesù dice: io sono la porta e attraverso di me dovete passare. Per spiegarvi questa espressione, proviamo a capire il Vangelo di oggi. Poi arriviamo all'anno della misericordia, arriviamo a capire che cosa voglia dire misericordia. Proviamo a immaginare la situazione che si era creata quando Gesù ha cominciato la sua predicazione, dopo il battesimo del fiume Giordano, dopo i 40 giorni che si era ritirato nel deserto, Gesù comincia a predicare. Ma quando Gesù comincia a predicare, c'era ancora la predicazione di Giovanni Battista, non era morto Giovanni Battista. E Giovanni continuava a predicare, e aveva una folla che andava presso a lui, tanta gente che lo riteneva un profeta, che quasi quasi si erano messi in pensiero: forse lui il Messia. E Giovanni più volte è venuto a lui: io non sono il Messia, io sono la voce di uno che sta preparando. Quando poi Giovanni stesso si accorge che Gesù ha iniziato a predicare, capisce che è arrivato il momento di mettersi da parte. E lo dice espressamente: è necessario che io diminuisca, che faccio da parte, e che lui cresca, perché ormai è lui. Quando Giacomo e Giovanni, che stavano appresso a San Giovanni Battista, vedono passare Gesù, Gesù li chiama e dice: è lui, ecco l'agnello di Dio. Ma la gente era un po' confusa: è lui, da chi dobbiamo andare? Da Giovanni? Dobbiamo andare da Gesù? E allora Giovanni
non perché lui voleva sapere se era Gesù il Messia, lo sapeva bene, ma per convincere, per far fare esperienza ai suoi discepoli e farli decidere, andata presso lui, Maria, sei tu quello che aspettiamo. Forse aspettavano gli ebrei il Messia, il Salvatore. Sei tu, dicelo. O dobbiamo aspettare ancora un altro? Ce la siamo mai posta noi questa domanda? Noi siamo nati in un paese cattolico e adesso